Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere cosa posso acquistare con una banconota da 100 yuan in Cina. 100 yuan che equivalgono a circa 12 euro. Quindi andrò a mangiare, andrò a comprare delle cose, insomma, alla fine della giornata vedrete quanto ho speso e quello che ho acquistato utilizzando solo questa banconota da 100 yuan, che tra l'altro è la banconota dell'importo maggiore, 100 yuan. Allora, per prima cosa andiamo a mettere qualcosa sotto i denti, iniziamo con il pranzo. Abbastanza affollato il locale. Dove è Tao Zhang? Pusio. Xianjin. Allora ragazzi, abbiamo ordinato i nostri primi 20 yuan. Se ne sono andati, ci rimangono ancora 80 yuan. Adesso aspettiamo il panino. Ecco qua ragazzi, questo è il mio pranzo, il panino e le patatine. Quindi costo 20 yuan, questo bel panino e queste patatine. Va bene ragazzi, il pranzo è terminato, adesso vado a comprare un po' d'acqua, qualcosa da bere. Non ho comprato la Coca-Cola o altre bevande perché costa 8 yuan. E poi non sa di niente, insomma, è acqua mischiata con Coca-Cola, quindi preferisco bermi una bottiglietta d'acqua. Adesso andiamo a comprare una bottiglietta d'acqua. C'è acqua, sì, ecco qua. Prendiamo una bottigliettina d'acqua. In questa bottigliettina. No. Dove c'è? Oh, io sono in clima. Finisce qua. Ciao, 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 ciao. Va bene ragazzi, acqua acquistata, abbiamo speso 2 yuan. Ok, adesso bevutina d'acqua e proseguiamo la giornata. Va bene, adesso andiamo al supermercato, devo comprare un po' di verdura che ho finito la scorta. Qui c'è all'interno del supermercato cinese, questo è il reparto ortofrutticolo. Vediamo, andiamo a cercare il nostro broccolino. Ah, ecco i funghetti, questi funghetti sono buoni, siango, che tradotti in italiano sono i funghi profumati. I peperoni, queste sono le uova ma non mi servono. Ah, ecco qua, il broccoletto. Va bene, prendiamo il broccoletto. Va bene, ho comprato 4 pomodori, broccolo, funghetti, andiamo qui a pesare. Oh, sì, sì. Verdura pesata, vediamo se mi serve dell'altro. Credo che sia sufficiente, la verdura ce l'abbiamo. Io voglio io. E fu senti ma 一毛有没有？没有。袋子要不要？哦，要一个。拿小袋啊。小袋啊。 Allora, abbiamo speso 14 yuan, adesso torniamo a casa, vado a posare la verdura, poi devo continuare i miei giretti, le faccende, devo... Comunque, 14 yuan, quindi al momento spesa totale di 36 yuan. Abbiamo speso 36 yuan, ragazzi. Va bene, a tra poco. Allora, prima di tornare a casa voglio comprare 4 noccioline. Vediamo. Pagate 5 yuan. 5 yuan, eccole qua. Quindi ragazzi, in totale abbiamo speso 41 yuan. Rimangono a disposizione altri 59 yuan. Allora, adesso abbiamo un'altra missione da completare, devo andare a Xiaojie. Adesso cercheremo di fermare un taxi, potrei chiamarlo anche con l'app, ma non lo chiamo perché con l'app posso solo pagare con moneta elettronica, ma il tema del video di oggi è proprio pagare 100 yuan, 100 yen, cosa posso comprare, quello che posso fare, quindi voglio utilizzare tutto il giorno solamente moneta cartacea. Allora, ci siamo, adesso abbiamo preso il taxi, dobbiamo andare al Saigo, che dista circa 2 km, sì, circa 2 km.
师傅，你是本地人吗？嗯，本地人。住在西安的哪一块？西郊。啊、离这儿远吗？有点距离。Tanto facciamo due chiacchiere con l'autista per passare due minuti. Cinque qua c'è piove, ma? Non c'è. Non c'è. 现在西安太热了，受不了，真的。还没到热的时候。是吗？那什么时候才是热的？下个月才热。啊，没事，在家里多开空调，凉快。Siamo quasi arrivati. Ci siamo. Oh, oh. 现金可以吗？没零钱找。没零钱找。啊。好，谢谢师傅啊，一路平安。一路平安。Allora ragazzi, siamo arrivati. Abbiamo dovuto pagare alla fine con WeChat perché l'autista ha detto scusa, non ho da cambiarti i soldi perché adesso qui pagano tutti con WeChat, quindi massimo posso cambiarti 20 yuan. Va bene, comunque 2 km taxi abbiamo pagato 8,5 yuan. Facciamo un piccolo recap. Abbiamo mangiato un panino, una porzione di patatine, bevuto una bottiglietta d'acqua, poi abbiamo comprato funghi, broccoli, pomodori, un po' di noccioline, un taxi abbiamo preso. Ok, temperatura misurata, adesso andiamo a cercare qualcosina, vediamo se c'è tanta gente oppure no, ma così così. Adesso torniamo a casa, prendiamo la metropolitana. Allora, vi faccio vedere anche come si compra il biglietto della metro. Queste sono le linee, linea 1, linea 2, linea 3, linea 4. Io devo prendere questa, linea 2. Siamo qui, devo prendere la metro, due fermate, ecco qua. Possiamo pagare o scansionando il codice a barre, ma oggi dobbiamo pagare noi sempre con moneta cartacea, quindi paghiamo con Xianjin. Allora, vediamo amico se ho i soldi adatti, vediamo un attimo. Ecco, non gli piacciono. Mannaggia, te prendi sti soldi, t'ammazzo. Bravo. Ecco qua. Bravo, così. Dice grazie per l'utilizzo, allora grazie a te che mi hai dato il biglietto. Perfetto, andiamo a prendere la metro. Allora, il biglietto, ragazzi, è venuto 2 yuan. 2 yuan. Qui bisogna sempre mettere le nostre borse, le nostre cosette. Qui all'interno dobbiamo controllare che non portiamo oggetti esplosivi, metallici, eccetera. Io ho una bomba dentro, speriamo che non se ne accorgeranno. Comunque, ecco, perfetto, la mia bomba è passata e adesso posso andare a far saltare la metro. No, scherzo, va bene, prendiamo la metro, ci vediamo all'uscita della metro. Eccoci qua ragazzi, all'uscita della metropolitana. Allora, abbiamo speso 2 yuan. Quanto avremmo speso se per esempio fossimo arrivati fino alla capolinea della metropolitana? Dunque, avremmo speso circa 5 yuan. Non circa, 5 yuan avremmo speso. Quindi la metropolitana è anche abbastanza economica, dai. Eccolo, giù, come uno straccio. Che scoppio, amici, in diretta. Allora ragazzi, ho fatto un cambio tecnico tattico, come potete vedere adesso sto andando a spedire due pacchi di caffè che ho qui con me, ecco qua, che devo spedire ad una professoressa che in questo momento si trova nello Shandong, che è una regione nord orientale della Cina, per
farvi un'idea della distanza tra Xi'an e lo Shandong, diciamo che è la stessa distanza che separa Milano da Otranto, più o meno 1000 km. Quindi dobbiamo spedire queste due confezioni di caffè a questa professoressa. Allora ragazzi, pacco pagato, inviato. Allora, abbiamo speso 12 yuan, ragazzi, un pacco che viaggerà per 2-3 giorni, percorrerà 1000 km, questo lo voglio sottolineare, e abbiamo pagato solamente 12 yuan, quindi ci rimangono, vediamo, ci rimangono 36,5 yuan, cena stellata! Ora però sono le 18:23, quindi è un po' presto per la cena. Una mezz'oretta bisogna aspettare, quindi andiamo a prendere qualcosa da bere, una bella bevanda, andiamo a rischiare, andiamo a intaccare il nostro budget che ormai sta piangendo, ormai ci siamo, stiamo spendendo i nostri 100 yuan, non manca molto. Purtroppo ragazzi, ho pagato il pacco, l'ho pagato con Alipay, sono stato costretto a pagarlo con Alipay, ho pagato con WeChat il taxi, quindi qui abbiamo una banconota da 50, ma in realtà abbiamo 36,5 yen e adesso appunto andiamo a bere una bella bevanda fresca. Allora guardate ragazzi, prenderò quella bevanda top 1, numero 1, sarebbe semplicemente l'acqua limonata, acqua con zucchero e limone, una bevanda rinfrescante, oggi è molto caldo quindi, e costa, vedete, 4 yen, bene. Eccoci qua con la nostra bevanda rinfrescante, 4 yuan. Adesso facciamo due passi, pronti alla cena, 32,5 yuan. Ragazzi, ho indeciso, questa sera voglio andare a mangiare un po' di cibo turco. Buonissimo, qui c'è un ristorantino turco dove andiamo spesso con Irina. Sì, andiamo, cibo turco. Eccoci qua ragazzi, andiamo. Allora ragazzi, ricordiamoci che ho a disposizione 32,5 yen, quindi ordino questo Tuarci Kao Jiro Fan, quindi roast chicken with rice in turco, e poi mi prendo una bevandina, vediamo, mi prendo sì questo tè turco, piccolo, comunque molto buono il cibo. Va bene, quindi la spesa sarà di 22 e quanto era? 22, quindi 6 qui, 28 yuan. Ecco qua ragazzi i nostri 28 yuan che serviranno per pagare la cena, 28 yuan, quindi ragazzi ci rimangono 4,5 yuan. Allora ragazzi, siamo tornati al punto di partenza, ma mancano 4,5 yuan. Adesso andrò a fare l'ultimo acquisto della giornata, anche se ho un po' paura che sforerò il budget, ma speriamo di no. Andiamo qui nel reparto interessante. No, non è questo, è questo. Birra Jiuzhou, che tra l'altro viene prodotta proprio nello Shandong, nella città di Qingdao. Allora ragazzi, con questa birra dal costo di 4 yuan abbiamo raggiunto il budget. Mancherebbero 0,5 yuan, ovvero umao, ma non so più cosa comprare. Potrei comprare un lecca lecca, ma non ce l'hanno. Quindi ragazzi, finisce qui la giornata. Oggi vi ho fatto vedere cosa possiamo comprare in Cina. Beh, diciamo a Xi'an, poi i prezzi variano da città a città. Comunque, grosso modo, i prezzi sono questi. In realtà avrei potuto anche risparmiare 20 yuan... sul cibo, comprando altre cose, per esempio dei raioli, della pasta, pure altre cose. Comunque l'obiettivo non era quello di risparmiare il più possibile, ma era quello di spendere 100 yuan e farvi vedere cosa si può comprare. Va bene ragazzi, il video finisce qui, grazie a chi metterà mi piace e a chi condividerà, ci vediamo presto, ciao!